sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Miénteme, no me importa, creeré lo que digas. Te he visto con él, si lo juras tú. ¿No ves que estoy llorando como un niño? Como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo te estoy rogando. Ma avanti, tata, come faccio ad andarmene via con papà in quello stato? Ma che problema c'è, signora Luisana? Non resterà mica da solo, ci siamo noi qui. E beh, escludiamo mamma Luisa perché il terribile attacco che ha avuto il signor Emilio, beh, insomma, l'ha buttata davvero giù, poverina. Però ci sono io, non deve preoccuparsi di niente. Sì, lo so, tata, grazie. Ma se adesso andassi a casa mia, starei sveglia tutta la notte pensando a quello che potrebbe succedere qui. No, non succederà niente. Il signor Emilio stanotte si farà una gran bella dormita e domani mattina starà già meglio. E poi immagino che lei vorrà stare con la sua bambina, no? Puoi scommetterci. Se fosse per me non la lascerei mai, neanche un attimo. E allora non ci pensi due volte? Vada subito a casa e dorma tranquilla. Che avrai in mente stavolta, Juan Miguel? Perché? Potessi saperlo. Perché dice questo? Perché, ascolta, mi aveva detto che avrebbe portato qui Elita, no? Lo aveva persino promesso. E invece poi si presenta qui, senza mia figlia. Ha detto che l'aveva lasciata a casa sua. E quando gli ho domandato con chi, non mi ha risposto. Ha fatto il sordo. Forse non ha sentito davvero. Oh, figurati, sì che ha sentito. Lo so che non è sordo. Certo che questa faccenda è proprio un bel pasticcio. Che cosa c'è da ridere, tata? Io non ci trovo nulla di tanto divertente. Ma non sarà che... Non sarà forse che Juan Miguel si è portato un'altra donna nell'appartamento? Oh, signora, come le viene in mente una cosa del genere? Io lo conosco molto bene. Quell'uomo, pur di umiliarmi, è capace di tutto. Non mi ha portato via mia figlia. No, la cosa non mi convince affatto. Senta, se lui avesse un'altra donna là, non sarebbe venuta a dire di andare a casa sua. E poi quell'appartamento non è suo? No, tata, non è mio. Io ho solo debiti, il più grande con l'agenzia. Quei soldi mi sono serviti per pagare l'anticipo dell'appartamento. Ho soltanto quello di mio. Motociclista. Ora vedrai. Ora vedrai. Accidenti, Pepe. Come faccio a convincerti ora? Cosa gliene pare, signora? Ora sì che questa casa è un disastro. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo al signor Emilio. Sapessi a me. Ho tanta paura. Sì, ho paura di quello che gli potrebbe accadere. Io mi chiedo perché. Il signor Emilio è sempre stato così buono.
A quelli come lui non dovrebbero accadere certe cose. Se lui dovesse mancare in questa casa, si immagina... Per favore, tata, non dirlo nemmeno. Mi scusi tanto, signora. Perché in certi momenti, purtroppo, io non posso proprio fare a meno di pensarci. Senta, io credo che ora il signor Emilio abbia bisogno di tutto il nostro affetto. E come dice mamma Luisa, dobbiamo fargli capire che lui è molto importante per questo noi. Questo è certo. Per me è importante davvero. L'altro giorno mamma Luisa diceva che nella nostra unione è stato sempre soltanto lui ad amare. Non è così, anch'io l'ho amato. Da lui ho avuto molte buone cose. Ha saputo darmi soprattutto tanto amore e tanta dedizione. Povero, caro romanticone. Così rozzo e brutto quanto vuoi, ma io... E io non ho mai dato importanza a queste sciocchezze. Anche se tutti hanno sempre pensato che lui mi fosse indifferente. Io per Emilio provo qualcosa di speciale, non lo so. Beh, c'è una cosa su cui non riusciamo a capirci, su Flor. Ma io voglio bene alla mia famiglia, Luisana, alla mia adorata Flor, alla mamma, a te, tata, pure a te. Oh, signora Esther, per favore. Anch'io le voglio molto bene, sa? Il guaio è che non sono molto espansiva. Io lo so bene. Le cose me le tengo tutte dentro e certe volte sembro anche un insensibile. Ma non è così. Ci sono molte cose che mi feriscono. Come ora, che mi sento morire per tutto quello che sta succedendo. Sì, lo so. Io la capisco bene. All'improvviso in questa casa è crollato tutto. E la cosa peggiore è che nessuno se n'è accorto in tempo per rimediare. Vuoi ragionare, Juan Miguel? Come puoi far uscire a quest'ora e così questa creatura? Le può prendere un malanno. Che altro posso fare, Jenny? Dobbiamo andare subito di corsa all'aeroporto. Non posso certo lasciarla qui. Ma così, poverina, prenderà molto freddo. Lo so, ma non c'è altro da fare. La devo portare dai miei genitori. Su, accompagnami. D'accordo. Ecco, Luisana, beh, lascia che ti presenti una mia collega. Luisana, aspetta, non andartene, non fare così. Ecco, io stavo uscendo per andare dai miei genitori. Credimi, ti ho aspettata, ma tu non arrivavi. Lei è Jenny. È una mia collega di lavoro, sai. Il fatto, vedi, è che noi ormai abbiamo l'abitudine di andare a prendere i compagni quando... Sì, insomma, niente, lei è Jenny. Jenny è pazza. Sì, sì, l'ho già sentita nominare. Bene, allora posso riportare la bambina a letto. Tu aspetta qui, Jenny. Che bel pasticcio. Ti ho aspettato tanto, poi lei è venuta a prendermi. Credo di averti già detto sì, che sì, lei... Sì, sì, ok, Juan Miguel, non ti sto chiedendo spiegazioni. Ad ogni modo dovevo aspettarmelo, no? Da te questo e altro. Io lo sospettavo, sai. Sospettavi cosa, Luisana? Che cosa sospettavi? Guarda che tra quella ragazza e me non c'è niente, no. Te lo giuro. E Emilio, come sta? Sapessi quanto mi spiace. Non sta affatto bene, purtroppo. È molto grave, Juan Miguel. Dopo quest'ultimo attacco non c'è altro da fare che l'operazione. Beh, io... Parola d'onore... Mi dispiace per quello che è successo. Lo so. Mi rendo conto di essere arrivato nel momento meno opportuno, però io non immaginavo... Non so che dirti, sento che è stata colpa mia. Juan Miguel! Juan Miguel, per favore... Si sta facendo tardi. Arrivo. Ora arrivo, un momento. Beh, senti, io intanto scendo. Ti aspetto giù. Prendo la tua valigia. Beh, che cosa c'è? Non hai sentito? Ti sta aspettando giù. Ha già preso anche la tua valigia. Sì, lo so, adesso vado, però... Ti scongiuro, Luisana, non ti muovere di casa con la bambina.
Mi hai dato la tua parola, perciò ti voglio ritrovare qui, quando ritorno. Sai bene che questa è una cosa di cui dobbiamo discutere. Te l'ho già detto, voglio che Elita stia con me perché è piccola e perché sono sua madre. Bene, d'accordo, discuteremo di questo quando tornerò, ok? Ora vado. Abbi cura di te, chiudi bene la porta. Sì. Mi rende molto nervoso lasciarti qui sola con tutti i delinquenti che ci sono in giro. Allora, ciao. E tieni. Luisana, posso dirti una cosa? Sei bellissima. Ricordati che poi dobbiamo parlare della bambina, d'accordo? Sì. Ricordatelo. Ok. Sei splendida. Grazie. Adesso ti insegnerò io ad umiliare la gente. Ti farò vedere io, sì. Io posso farcela, certo che posso. Fa lavorare la testa, vecchio mio. Tu puoi farcela. Certo che posso. Thank you.
Arrivo! Ah, eccomi, arrivo, ho capito. Pronto? Pronto? Pronto! Tutta questa corsa per niente. Chissà chi era. No, dammi retta, Estella. Se uno piange è perché non si sente bene o perché gli è successo qualcosa o perché è preoccupato. Ma io francamente ti dico che non so quale dolore né quale preoccupazione possa avere la nostra Corina per sentirsi così disperata. Secondo me, caro, è soltanto una tua impressione. No, no, non è una mia impressione, è vero. Te l'ho detto, no? Sono andato a parlare con lei e l'ho trovata strana. Era diversa e sembrava arrabbiata. E non era per quello scontro che l'altro giorno ha avuto con me, credimi, ma per un altro motivo. Ma non so cosa dirti. Io mi sono messo a pensare. Non sarà che ha avuto qualche discussione con Alfredo? Perché sai, i fidanzatini non fanno altro che litigare, giusto? E inutilmente, perché tanto poi va sempre a finire che si sposano. Come sono sicuro che succederà anche a loro due. Vedrai, Alfredo e Corina finiranno per sposarsi. Tu credi? Certo. E ti dirò una cosa. Non solo lo credo, ma lo desidero anche perché... perché un padre vuole sempre che i suoi figli abbiano il meglio e Alfredo è un gran bravo ragazzo, lavoratore, serio e poi la ama. Perché non si può negare che sia innamorato. Anzi, io direi che sono innamorati. Non ti pare, Stella? Direi proprio di sì. Allora, quale altro motivo potrebbe avere Corina per essere così triste? Non sarà per caso che sia innamorata di qualcun altro? Potrebbe essere anche questa la spiegazione, no? Può darsi che abbia la testa piena di strani grilli per quel tizio dell'altro giorno, quello del telefono. Tu che dici? Chissà, forse è così. Forse invece no. Non lo so. Io mi auguro di no. Perché sono sempre stato convinto che nostra figlia sia una donna con la testa ben piantata sulle spalle. Una donna che sa quello che deve fare. No, no, vedrai, Estella, dare da me. Nostra figlia finirà per sposarsi con Alfredo. Scommetto. Accidenti, le 8:30. Speriamo che non ci sia troppo traffico. Sta tranquilla, è ancora presto. Il brutto è quando ti trovi in centro alle 10. Farò un salto da Juan Miguel. L'ho visto strano, nervoso. Non lo so, ma mi ha un po' preoccupata. Sembrava volesse che me ne andassi in fretta dall'appartamento. E questo mi dà da pensare. Oh. Senti un po', Vittoria. Per quanto tempo ancora hai intenzione di tormentare Juan Miguel? Stai esagerando, ti comporti in modo assurdo. Perché è assurdo? Tu sai molto bene cosa provo io per Juan Miguel. Sì, certo, lo so, ma trovo ridicolo che una donna vada dietro ad un uomo così, tenendolo ogni minuto sotto controllo. Cela, per favore. Ora mi è stufata. Smettila. Stai dicendo delle idiozie. Capisco come tu mi possa dire certe cose sapendo bene qual è la situazione. So quello che faccio, sta tranquilla. È una tattica. Forse un po' strana, ma vedrai che funzionerà. Lungo la strada comprerò qualche cosa da mangiare. Voglio fare colazione in famiglia. Andiamo allora. Strano. Come un pezzetto di carta può diventare all'improvviso molto prezioso. Metti subito via quell'assegno prima che lo veda qualcuno. Sì, hai ragione. Bene.
È meglio che lo metta qui, nella mia cassaforte privata. Adesso, amico, mi sento davvero più tranquillo. Non so come ringraziarti per questo favore, Thomas. Spero solo che Dio mi faccia vivere per ricambiarti. Lascia stare i ringraziamenti e tutte le altre sciocchezze. Per un amico come te farei questo ed altro. E se a Houston avrai bisogno di qualcosa, fammi subito una telefonata. Ci penserò io, ok? Grazie, grazie mille, Thomas. Chi ti accompagnerà? Ah, beh, Esther. Sai, Luisana non si può muovere di qui. E la povera mamma Luisa, invece, credo sia quasi peggio di me. Sì, mi hanno detto che non sta molto bene di salute. Che vitaccia. Ogni giorno c'è un problema da risolvere, non si può mai stare tranquilli. Sai, stavo pensando a una cosa. Che tu potresti essere il marito ideale per mia figlia. Può darsi, non è detto che non possa diventarlo. Può darsi, perché no? Ah, senti, ti do un incarico, Thomas. Fammi questo favore. Mentre io starò laggiù, pensaci tu a Luisana. Proteggila, fa che stia tranquilla. Tu la conosci bene, lo sai che tipo è. Sì. A volte sembra una donna molto forte. Ma in realtà poi è debole, come una bambina. E ora si trova a dover affrontare un mucchio di problemi enormi. Sì, sì, lo so, ma adesso basta parlare, altrimenti ti affatichi troppo no. E ti fa male. Bene, io vado. Ci sentiamo domani per telefono. E coraggio, ok? Ciao. Ciao e grazie mille, Thomas. Ci vediamo. Come l'hai trovato, Salve. Thomas? L'hai visto anche tu molto stanco, vero? Gli passerà presto. Dopo l'operazione non avrà più problemi. E Luisana? È dovuta andare a casa sua. È da ieri che sta lì con la bambina. Con Juan Miguel? No. Juan Miguel ieri sera aveva un volo e resterà fuori tutto il fine settimana. Se la inventa tutta. Pur d'avere Luisana con sé. Ti sono mancata, amore mio? Sì, mamma. Io non voglio che te ne vada di nuovo. Vedi, tesoro, purtroppo il tuo nonnino Emilio è a letto ammalato e quindi non si può lasciare da solo, lo capisci questo? Però quando il nonno sarà guarito, allora potrai tornare di nuovo. A me piace soltanto stare con te e mio papà. D'accordo, amore, speriamo che il nonno si rimetta presto, eh? Sì, sì. La cucina che fa papà veramente non mi piace molto. Tu invece sai cucinare molto bene. Grazie, tesoro mio. Anche Vittoria è brava, lo sai? Come hai detto, Vittoria? Sì, lei viene sempre qui a fare da mangiare. Ah, sì? E porta tutta la roba dal mercato. Insomma, Vittoria viene qui tutti i giorni, eh? La sai una cosa, mamma? Pensa che buffo, vuole che io chiami mamma anche lei. Ma che cosa dici? Io però le ho risposto di no. Perché la mia mammina sei soltanto tu, non è vero? Sì, è così, tesoro. È così, amore. Questa volta ti ho scoperto, Mi hai fatto prendere un accidente. Allora sarebbe questo il tuo rifugio. Di' la verità, non te l'aspettavi, eh? Più o meno, ma dimmi un po', che cosa ci fai qui? Sta a vedere che adesso uno non può nemmeno venire a trovare un suo caro amico. Ma certo, certo, il fatto è che sono rimasto un po' sorpreso, ecco tutto. Come hai fatto ad entrare? Ah, beh, dalla porta, naturalmente, i muri non li so ancora attraversare. Ma che razza di domande mi fai? Ho chiesto giù al portiere, mi ha detto che eri qui. Ma si può sapere che diavolo ci fai qui? Cosa vuol dire tutta questa roba? Ma sei diventato pazzo. Tu sei fatto per guidare una bella moto, una no, vera guarda moto. Che ti stai sbagliando, sai, e ti stai sbagliando anche di grosso. Io voglio cercare di progredire, di migliorare, di farmi una posizione, costi quel che costi. E perché? Per essere all'altezza di quella pollastrella, vero? Ti sei innamorato di nuovo, eh? Sì, è vero. È proprio così, già. Hai indovinato. Perché io devo riuscire a diventare almeno come lui. Il suo innamorato, il suo attuale corteggiatore. Non voglio altro che questo.
E per questo lo faccio. E adesso ho da fare, ok? Ok, continua pure tranquillamente. Ah, scusa, di che si tratta? Guarda, che ne dici di questo progettino? Niente male. Vero che ho del talento? Beh, quella è una dote di famiglia. No, 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 signorina Corina. La signora Luisana non è qui, è nell'altro appartamento. Nell'altro appartamento? E a fare che? Ma sei impazzita per caso? Come fa ad essere in quell'appartamento se... Ah, ma insomma, se glielo dico io... Tata, ma che cosa aspetti? La camicia? Ma intenzione per caso di farci perdere... Signora Esther, mi perdoni, è che mi era completamente passato dalla testa, capisce? No, 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 signorina Corina, no, no. È qui. Siamo però tutti presi da un mucchio di altre cose. È che il signor Emilio lo devono operare a Boston. Ah, il signor Juan Miguel me l'ha detto, però a me non è proprio voluto entrare in testa, me lo sono scordata, io non conosco l'inglese. È uno di quei posti famosi negli Stati Uniti, insomma, dove la gente viene operata al cuore. Che cosa è successo, tata? Sta male un'altra volta? Male è dir poco, signorina Corina. E lui ha deciso di andarsi ad operare in un altro posto. Senti, tata, per favore, dia estere a nonna Luisa, che mi dispiace molto, va bene? Beh, no, forse faccio un salto all'appartamento o all'agenzia, non lo so ancora. Ciao, tata, e grazie. Ciao. Luisana è l'unica persona che mi può dire dove abita Pepe. Voglio dirgli che... mi dispiace molto per quello che gli ho detto. Cos'è questa faccia? Eh? Tu lo sai che me ne vado, vero? E me ne vado lontano ora, tesoro. Lontano, lontano. Me ne vado. Vado via, capisci, amore? In cerca di un po' di salute, un po' più di vita, tesoro mio. In modo che quando ritorno possa goderla al fianco delle persone che amo. Tua madre, tua sorella Luisana, tua nonna... e soprattutto te, bambina. Perché io ti voglio tanto bene, tesoro. E mi dispiace tanto che la vita ti abbia trattato così. Ti voglio tanto bene, papà. E te ne voglio anch'io, vita mia. Se c'è una cosa per la quale vorrei vivere ancora, tesoro mio, questa sei solo tu. Per poterti ancora condurre per mano. Per fare, nel poco tempo che mi resta da vivere, quello che per vigliaccheria non ho potuto fare in tanti anni. Per poter ancora aiutare e stare vicino a tua madre. La mia mamma. La mia mamma. Ora me ne devo andare. Ma chiedo alla tua innocenza, amore mio. Perché interceda presso Dio affinché io ritorni vivo. E si possa stare tutti insieme ancora una volta. Ma se non dovessi ritornare... ti chiedo solo... di non dimenticarmi mai, capito? Voglio che mi ricordi sempre... Tu mi amerai sempre, vero amore mio? Tanto, io ti voglio tanto bene. Buon Miguel, io... io non voglio immischiarmi nei tuoi affari, però... Luisana lì, a casa tua... ascolta, veramente io non riesco a capire. Perdonami, ma non mi va di parlare di queste cose adesso. Beh, sta di fatto che...
Luisana ora non è più tua moglie. Ma è la madre di mia figlia, Jenny. Credo che questo possa spiegare molte cose. Beh, sì, certamente. Certo, lei è la madre della bambina, però... Io credevo che, perlomeno, non so, tu ed io... Ma che ti adesso... prende? No, no, un momento, che ti succede? Sei molto nervosa, che ti succede? Io credo di essere incinta, Juan Miguel. Lo que he visto con él.